Buona domenica, è la prima volta che ci troviamo dopo questo periodo drammatico e difficile della nostra vita e siamo un po' tutti irreggimentati come dei soldatini di piombo. La celebrazione sicuramente potrà continuare se noi saremo obbedienti alle norme che ci hanno consigliato. E vedrete che tutto si svolge ancora con molta prudenza e attenzione. Voi tenete la mascherina, non si darà il dono di pace. Alla comunione, coloro che faranno la comunione staranno in piedi e gli altri si siedono. Passerà poi il sacerdote, la suora, per la distribuzione della Eucaristia. Iniziamo la celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E chiediamo alla Trinità che allontani da noi questo male e che alquanto presto possiamo riprendere la nostra attività umana senza più pericolo, ma con grande fiducia e speranza nel futuro. Ci prepariamo alla celebrazione chiedendo perdono anche dei nostri peccati, magari quei peccati che abbiamo accumulato in questi giorni, un po' quella rabbia che abbiamo dentro di noi
per non aver potuto dialogare apertamente con le persone, nostri parenti, amici e coloro che convivono con noi la vita. Signore, Tu sei stato innalzato alla gloria del Padre, primogenito di molti fratelli. Abbi pietà di noi. Cristo, Tu hai affidato alla Chiesa la missione di annunciare il Vangelo a tutti i popoli della terra. Abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, con il battesimo Tu ci hai fatto testimoni della Tua presenza nel mondo sino alla fine dei tempi. Abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode. Poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Aggiungo che i banchi sono stati igienizzati, sempre dopo le messe vengono igienizzati per la messa successiva. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava.
Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo è Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani. Acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore il nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fressante e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutti, infatti, Egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. E nel giorno dell'ascensione di Gesù al cielo abbiamo anche noi la gioia di cantare la nostra lode a Dio e di far risuonare della nostra voce e del suono, della musica, questa Chiesa che senza la nostra presenza è un edificio morto. È vero che nella nostra Chiesa c'era sempre una presenza. Nella Chiesa cattolica è rappresentata da quella lampada rossa che arde perché ricorda chi entra nelle chiese cattoliche che nel tabernacolo c'è Gesù Eucaristia. E noi siamo profondamente consapevoli che la presenza di Gesù Eucaristia è reale in corpo, sangue, anima e divinità. Uno dei convertiti al cristianesimo, era stato battezzato ma poi aveva perso la fede, era diventato un giornalista massone, profondamente critico nei confronti della Chiesa, André Frossard. Un giorno entra in una chiesa perché doveva chiamare un altro amico giornalista che si era recato a sentir messa in quella chiesa. Uscito da quella chiesa, lo racconta lui nel suo libro, Dio, io l'ho incontrato, dice, uscendo da quella chiesa, io mi sono detto, ma è possibile che quelle persone che sono dentro lì credano in quel pezzo di pane? E da allora è partita la mia conversione. La testimonianza di quelle persone mi ha commosso e invitato a riflettere. E da quel momento lui segue, attraverso l'opera di un sacerdote, una catechesi per riprendere il suo contatto con la vita della Chiesa e, convertito, diventa uno scrittore in favore di Dio e della Chiesa. Non è una presenza, quella di Gesù Eucaristio, una presenza così fantastica. È una presenza forte, è una presenza reale, è una presenza che a noi, a me personalmente, ma penso anche a voi, è mancata tantissimo. Noi celebravamo al mattino la messa, però un conto è celebrare da soli, un conto è sentire una comunità che con te crede. La fede è alimentata da ciascuno di noi nei confronti dell'altro fratello, dell'altra sorella che si accompagna a noi nel cammino della vita. Ecco perché Gesù è salito al cielo, perché ha voluto affidare a noi questo compito. Siete voi testimoni del mio annuncio. Andate, annunciate a tutti i popoli ciò che io vi ho detto. Battezzate, non preoccupatevi, io sarò con voi fino alla fine dei tempi. Vedete che il cammino della fede non è facile. Gli apostoli lo attendono là sul monte, dove poi lui si innalzerà verso il cielo. Ma alcuni, dice proprio il Vangelo di oggi, dubitarono ancora. Lo avevano visto morto in croce, lo avevano visto risorto. Uno di loro aveva voluto addirittura toccare per vedere se era proprio un corpo. E nonostante questa testimonianza della sua presenza visibile, qualcuno dubita. In un certo senso
Possiamo dire allora, noi Signore, che non abbiamo toccato il tuo corpo, che non ti abbiamo visto, se qualche volta entra dentro di noi il dubbio e la sofferenza della nostra fede, non siamo così colpevoli come quelli là che hanno toccato e visto. E la nostra fede, noi abbiamo bisogno di recuperarla sempre, di riprenderla in mano, di costruirla giorno per giorno anche attraverso la testimonianza dei fratelli. Tutte le volte che io compio un atto di fede, aiuto mio fratello ad essere lui pure credente con me. Siamo in un periodo in cui, come ci aveva avvisato Benedetto XVI, il relativismo tende a dire che tutte le religioni sono uguali, anzi che la religione ci avanza, non abbiamo bisogno di religione. Contro questo relativismo deve esserci la testimonianza del cristiano. Finché nel mondo ci sarà un cristiano che dice io credo in Gesù Eucaristia, la Chiesa c'è. E neanche le potenze degli inferi possono affossare. Ma non c'è un solo cristiano, ce ne sono tanti nel mondo intero. Ci sono ancora dei martiri. Oggi ci sono delle persone che soffrono per la fede, ci sono persone che non possono celebrare l'Eucaristia, ci sono persone impedite nella libertà della loro religiosità e tuttavia questi credono e sono martiri, testimoni. Noi dobbiamo raccogliere questo messaggio di Gesù. Lui non è più presente visibilmente nel mondo, ma siamo presenti noi. Noi siamo l'immagine di Cristo in mezzo ai fratelli. E di questa responsabilità di essere l'immagine di Cristo dobbiamo rivestirci ogni giorno. Affidiamo al Signore questo desiderio che è dentro di noi di essere autentici e veri nel nostro cristianesimo. Chiediamo a Cristo di abbandonare quel rispetto umano che a volte ci fa coprire la nostra fede e non la lascia evidente nella trasparenza della gioia e della santità della nostra vita. Chiediamo allo Spirito Santo che venga in nostro soccorso e che la sua forza, il suo calore, il suo amore animi tutta la nostra vita, giorno per giorno, momento per momento. Esprimiamo la nostra fede con il credo apostolico che avete sul foglietto. E intanto che mi viene in mente, chi usa il foglietto poi lo porta a casa, non lo lascia qui nei banchi. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, nell'esultanza di questo giorno santo in cui Cristo è salito al cielo, alla destra del Padre, ravviviamo il fervore della nostra preghiera e diciamo: ravviva la nostra speranza, Signore. Per la Chiesa, popolo santo di Dio, perché fra le vicende del mondo tenga fisso lo sguardo sui beni eterni, sostenendo l'aspirazione alla vera gioia che caratterizza gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per la società civile, perché ascolti il grido di speranza dei poveri e promuova la dignità di ogni persona, rimuovendo pregiudizi e grettezze d'animo, preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per i credenti che operano nell'ambito delle comunicazioni sociali, perché siano saggi e responsabili, animati da spirito evangelico, e diano esempio di autentica vita cristiana, preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per noi tutti, perché nella nostra cultura della comunicazione siano sempre attenti a non lasciarci sedurre da messaggi che feriscono la fraternità, mortificano la dignità delle persone e affievoliscono lo slancio spirituale. Preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per noi qui riuniti nella celebrazione dell'Eucaristia, perché la gloria di Cristo illumini le nostre giornate nella speranza di ritrovarci un giorno tutti insieme nella casa del Padre. Preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fa che il desiderio del cielo, dove Cristo è salito a prepararci un posto, ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Per il pane che portiamo sull'altare, tu lo trasformerai nel corpo di Cristo, Signore. Nell'offerta di Gesù, nella Pasqua del Signore, nella sua risurrezione, ci sarà nostra umanità con l'offerta di Gesù, alleanza dell'amore, lo portiamo sull'altare, questa vita che Dio Padre gradirà.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è asceso al cielo tra il coro festoso degli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo, Signore dell'universo, non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora eterna per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. L'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 santo è il Signore. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i nostri fratelli e sorelle che sono morti in questo momento drammatico e che non hanno avuto la pietà del conforto di tutti coloro che parenti o amici o persone che conoscevano potevano loro dare a causa dell'impegno che avevamo di non celebrare i funerali. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, il tuo nome venga, il tuo regno sia fatta, la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo, sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Spiritualmente ci diamo un dono di pace.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Alcuni avvisi. Non vi dico la mia rabbia con i vescovi e con quei laicisti che sono giù a Roma, che ci fanno trattare l'Eucaristia come se fosse qualcosa di infetto. E guanti e pinzette e roba del genere. La mia rabbia me la tengo dentro. Volevo scrivere al presidente della conferenza episcopale che non dovevano accettare una cosa del genere. Una volta che il prete si è lavato le mani con l'opportuno igienizzante, non vedo perché non possa prendere l'Eucaristia con le sue mani. Questo è il mio pensiero, dopo io te ripenserò come cannoia. Allora, quelle messe che noi abbiamo celebrato, Don Patrizio ed io, per i defunti che erano programmati nel mese di febbraio, marzo, aprile e all'inizio di maggio, quelle messe noi le abbiamo dette, però per permettere ai parenti di assistere e di sentire il nome dei loro parenti per cui hanno chiesto la celebrazione della messa, durante queste settimane troverete sul calendario che è esposto alla Chiesa dei nomi scritti in rosso. Sono queste persone che vogliamo ricordare durante le messe della settimana. Non abbiamo celebrato i funerali per alcuni nostri fratelli e allora a partire dal mese di giugno, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, alla sera alle ore 8, celebreremo come una messa solenne per i nostri defunti, alla quale possono partecipare i parenti, ma anche le persone che hanno conosciuto questi cari fratelli e sorelle che sono morti, anche per dare loro, diciamo, la solennità di una celebrazione insieme dove tutta la comunità può pregare per loro. Sul bollettino che uscirà venerdì troverete i nomi di questi nostri fratelli e sorelle morti e il giorno in cui verrà celebrata alle ore 8 della sera la Santa Messa. Per quanto riguarda le confessioni, nei giorni di venerdì dal mattino dopo la Messa a mezzogiorno io sarò presente nella chiesetta qui in parte che sarà allestita per le confessioni e Don Patrizio sarà presente invece nel pomeriggio alla sera verso le ore 17. Io sarò presente al mattino sia venerdì come anche sabato mattino per chi vuole confessarsi. Sapete comunque che il Papa ha concesso l'indulgenza a tutti coloro che con grande devozione chiedono a Dio perdono dei loro peccati e chiedono questa indulgenza, è un perdono che viene dato effettivamente. Alla domenica dunque noi celebriamo tutte queste sante messe per permettere a tutti di partecipare. Nella messa delle 10:30 viene anche fatta in streaming, come si dice, di modo che gli ammalati che sono a casa, le persone anziane, possono vederla a casa. E ora riceviamo la benedizione del Signore. Dio Padre Onnipotente vi benedica e vi doni la sua pace, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica.
proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è